Buonasera amici ed amiche della Jesse Valsesia Basket, buon anno e benvenuti per la prima partita dell'anno al Pallaloro Piana. Ospite quest'oggi Etrusca San Mignato, squadra non è in classifica, ha sole due lunghezze di svantaggio dalla squadra di Coach Panza, a quota 14 punti. Partita contro una squadra coriacea, partita ostica per i ragazzi di Coach Panza, che quest'oggi potranno o allungare in classifica o farsi recuperare. E come era successo la prima di andata, in quel di settembre a San Mignato, perdere e risultare così appaiati in classifica con lo svantaggio dello scontro diretto. Quindi partita importantissima oggi per rimanere agganciati al treno playoff in ottava posizione e magari agganciare Monsummano, che oggi è impegnato sul Delfì in casa contro la ostica Piacenza, che è terza in classifica. Prima giornata di ritorno, abbiamo detto, partita dalle mille emozioni in un Pallaloro Piana gremito in ogni ordine di posto. Solito starting five da parte di Coach Panza in questo periodo, in contumacia all'assenza di Tommasini, ancora fermo per un'infiammazione al ginocchio, quindi Quartuccio, Paolin, Giacomelli, Zucca e il capitano Santa Rossa. Risponde San Mignato con il quintetto formato da il numero 6 Fita, il numero 5 Stefanelli, miglior marcatore della squadra, il numero 9 Bertolini, il numero 8 Bruno completa il quintetto, il numero 17 Pagni, Bruno, Stefanelli, Zita e Bertolini. Quindi coach Federico Barsotti per San Mignato. Palla 2, tutto pronto per cominciare questa prima giornata di ritorno. Subito Zucca a contendere la palla nel primo possesso per i Panza Boys. Renato Quartuccio subito in mille all'ora, non riesce a sfruttare bene il blocco di Giacomelli, vero MVP di questa fase di campionato, e subito trovato sotto canestro Rosinosa, caduta di Zucca, rimbalzo, parte a tutta birra, Zita, penetrazione, palla fuori, il Pagni viene fuori, e Pagni, e palla per la Jesse. Abbiamo subito visto come San Mignato tende a cambiare su ogni pick and roll giocato dagli uomini di Valsesia. Grande pressione di Zita su Quartuccio, Paolin blocca, va dentro, cambio difensivo, si vuole sfruttare questo mismatch con Paolin che si butta, manate di San Mignato, e Paolin che si fa fischiare fallo a favore. Saranno due tiri liberi per Francesco Paolin, autore a Rimini di una buona prestazione. Saranno stati 15 punti di Francesco al termine della gara, ma una gara fatta di tanta personalità da parte del giovane veneziano. Muove il tabellone, primo vantaggio locale 1-0. Invasioni multiple al tiro libero e segna. Palla a Stefanelli, come abbiamo detto, miglior marcatore dei suoi, e la consegna a Bertolini. Si alza intanto Bertolini e mette a segno un tiro della media, 2-2. Ancora Zita a mettere pressione a Renato, che però non si fa troppo intimorire da questa pressione. Si preparano le uscite per Giacomelli, che non riceve, problemi per Quartuccio a ribaltare. Zucca ha però un bel pallone a Giacomelli, che però non riesce a tenerla, palla toccata, sarà rimessa per San Mignato, che come abbiamo detto squadra coriacea soprattutto difensivamente, neopromossa, abbastanza una sorpresa di questo campionato. Tanto entrata decisa di Bertolini, che però, no, scusate, di Bruno, che però sbaglia un facile appoggio. Paolin a tutta birra si porta a casa il secondo fallo di squadra, fallo fischiato al numero 17 Pagni.
Niente, palla in attacco invece fischiato al numero 16. Siamo sbagliati, un po' di confusione in queste prime battute. Stefanelli a passare lì la metà campo, avrebbe il doppio picchiano all'alto, situazione di fallo fischiato a Olivier Giacomelli, non è troppo d'accordo Olivier, come non è d'accordo coach Pansa che sta protestando, ma sinceramente ci sembra abbastanza giusto questo fischio. Sarà comunque rimessa a San Miniato e richiamo ufficiale da parte dei grigi a coach Pansa. Bruno, una rimessa, blocchi a liberare in zona, la palla va dentro a Pagni che la ridà Bruno, ancora Pagni, sportellate con Bruno che però ha le braccia alzate, Quartuccio si perde, però Bruno che ne deposita 2, 4-2, vantaggio San Miniato. Zucca non riesce a ricevere, Santa Rosa è fermo, attacca Pagni, lo brucia, penetrazione del capitano che arriva fino in fondo in un'area totalmente sguarnita da Aiuti e ne deposita 2, ma è già dall'altra parte Zita che ridà la palla dentro a Stefanelli che vuole giocare contro Santa Rosa. Continuo a sbagliare i nomi, chiedo scusa, ma queste maglie non mi aiutano. Giacomelli a tutta birra dall'altra parte, terzo tempo rallentato, segue bene a rimbalzo, viene nel deposito 2, 6-4, Giacomelli con la forza della convinzione, sicuramente l'MVP abbiamo detto di questo mese di dicembre appena trascorso, Olivier insieme a Nicolò Gatti che anche oggi parte dalla panchina come sesto uomo di lusso. Paulin ruba e va in mezzo contropiede, passo d'incrocio e tiro, specialità della casa, arresto, finta, passo e tiro, spiega il professore Paulin. 6-8-4, vantaggio Jesse, vantaggio sportellato ancora fra Stefanelli e Giacomelli, palla brutta di Bertolini, Verzita, palla fuori e palla conquistata dalla Jesse. Carichi i ragazzi in costanza in questo avvio, molto carichi. Zita, solita pressione contro Quartuccio che però fa valere le sue grandi doti di playmaking senza subire troppo questa pressione. Palla bella dentro per Santa Rosa che vuole darla a Giacomelli e gliela dà adesso. Tiro immediato di Olivier, un po' lunga, lotta a rimbalzo che premia San Miniato nella veste di Zita, la dà a Bruno, blocco di Pagni ma la palla va in angolo, taglio bellissimo di Stefanelli che però non riesce a finire. Pagni e Zucca si prendono, si allacciano, Giacomelli con qualche difficoltà ma dal capitano. Allora Quartuccio vuole la ragionare, gioca un picchiaro al centrale, blocco, cambio difensivo, ancora chiaro il game plan di San Miniato che su ogni pick and roll cambia sistematicamente, non curante se il piccolo va poi a marcare il lungo, ma vuole comunque mettere pressione sulla palla per andare a creare queste situazioni che per ora non ci stanno troppo mettendo in difficoltà. La palla va in angolo a Paulin, un po' chiuso, riesce a uscire dalla gabbia, palla difficile per Santa Rosa, marcato da Stefanelli che gli mette le palle sulla mani, ma Santa Rosa fa valere il fisico e l'esperienza del capitano. 10-4 più 6 e 5 minuti e 50 alla fine del primo quarto. Zita è già dall'altra parte, ritmo arrembante di questo match. Palla Bruno, bello il sotto le gambe, si apre Bertolini e altro tiro della media, 10-6, pick and roll con, anzi pick and pop di Bertolini. Giacomelli, palla a Paulin, intanto la vuole dare dentro a Zucca che però è ben marcato, allora riesce la palla a Quartuccio, pick and roll e di nuovo cambio difensivo, finisce Pagni sul nostro playmaker che lo attacca, bello lo scarico per Giacomelli che però non prende subito il tiro, infrazione di Pede e rimessa Jesse a 5 secondi dal termine dei 24. Difesa, grande pressione di San Miniato, intanto si prepara il primo cambio della partita. Quartuccio lasciato un po' libero, si prende questa tripla che va lunga però, rimbalzo controllato da San Miniato che corre, Bertolini non ci pensa un secondo e ne fa partire un dardo da tre che va corto ma rimbalzo premia il
il numero 8 Bruno e il fallo di Paolino. Esce intanto Compagni, entra Gaier. Gaier Serigne, il primo cambio di San Mignano. Primo cambio anche per Coach Pansa. Esce Paolin e torna in campo in casa Tommasini, che è un po' che non si vede su questo parquet, reduce un infortunio, un'infiammazione fastidiosa al ginocchio che l'ha tenuto lontano dai campi due o tre partite, rientro settimana scorsa a Rimini, prestazione ottima di Simone contro anche il dolore. Gaia Serini intanto la dà dentro a Bertolini che si gira molto bene ma poi si palleggia sul piede ed è rimessa dal fondo. Buona la difesa di Zucca, che contrariamente a quanto diciamo solitamente sulla sua propensione difensiva, oggi sta dimostrando una grandissima solidità in questo momento. Entra intanto Niccolò Gatti, il nostro cecchino, autore di una stagione formidabile per ora. Pressiona tutto campo di San Mignano, attaccato molto bene dai ragazzi di Pansa, senza usare il palleggio come si deve fare in questi casi. Palla ferma, sono già trascorsi 14 secondi, la palla va dentro a Santa Rosa! La pazienza di Guarduccio, l'esperienza di Santa Rosa, canestro e fallo, ce n'è per tre. Primo time out dell'incontro, fallo del numero 6 Zita, primo fallo da parte di Zita, terzo fallo di squadra di San Mignano, tre falli a testa per le due squadre, siamo 12-6 per Valsesia, 4-36 alla fine del primo quarto, si rientrerà con un tiro libero per Santa Rosa. Chiare comunque le indicazioni questo avvio, ovvero che San Mignano fa dell'aggressività difensiva il suo fiore all'occhiello, pressiona tutto campo anche su situazioni di tiro libero realizzato, o almeno di canestro realizzato, tiri liberi non ne hanno ancora tirati in effetti, ma attaccate bene in questi frangenti dai ragazzi di Coach Pansa. Molto uso dell'end off da parte di San Mignano per non rompere i giochi, squadra costruita bene, squadra solida, si vede che giocano insieme da parecchio tempo e che hanno uno spirito agonistico notevole, una bella realtà insomma. 12-6, abbiamo detto, un tiro libero per completare il gioco da tre punti da parte del capitano. Tiro libero aggiuntivo per Walter Santa Rosa. Sul parquet abbiamo Quartuccio, Tommasini, Giacomelli nel reparto esterno, Gatti e Santa Rosa reparti lunghi. Per San Mignano rimane invariato il quintetto, sbaglia però il tiro libero aggiuntivo Santa Rosa. Il marco di San Mignano che va subito dall'altra parte con Bruno, Gaia Seringhe a ribaltare per Stefanelli. Marcia di Stefanelli che vuole attaccare Santa Rosa, step back, arresto e tiro dentro e fuori, si lotta al rimbalzo e vince la lotta Giacomelli che conduce lui la transizione a tutta birra. Tommasini attacca e recupera, lo scarica per Gatti, extra pass in angolo, ancora extra pass, che azione ragazzi, bravi, applausi, fa niente, chi se ne frega, grandissima azione. Stefanelli per Zita, tutta la calma del mondo, aspetta il blocco Bertolini che si allaccia con Giacomelli. Santa Rosa finisce su Zita, lo conduce sulla riga di fondo, Serigni strappa, attacca, la palla va di nuovo a Zita, 3 secondi allo scadere dei 24, si inventa un tiro Bertolini, Gatti controlla il rimbalzo, apertura diretta, arriva Stefanelli ma arriva Tommasini che entra con la moto e subisce il fallo con le ali ai piedi Tommasini su questa palla. Quarto fallo di squadra da parte di San Mignano che raggiunge la situazione bonus. Esce intanto Bruno, entra il numero 15 Rinaldi. Simone Tommasini. Saranno due tiri liberi per Tommasini. 12-6, sempre 3 minuti e 30. Simone dal +7, solo rete per lui
13-6. Va lungo secondo, ma Santa Rosa lotta al rimbalzo, arriva Zita che la sporca, arrabbiatissimo il coach di San Miniato con Gaia Serigne, colpevole di aver mancato il tagliafuori, e ha ragione. Rimessa dal fondo, ricarica Quartuccio, Trenino a liberare i giocatori di Valsesia, ha qualche difficoltà, la riceve alla fine Gatti che sapientemente ricomincia. La palla esce, va a Tomasini, arriva Santa Rosa, no, la palla va a Quartuccio, pick and roll laterale fintato, attacco, scarico per Tomasini che si alza lo scadere dei 24, tiro corto, colpe di Bagnate, uomini di pazzi questo tiro. Zita dall'altra parte, palla Stefanelli che chiama il blocco di Bertolini, palla sporcata, Rinaldi attacca, Gatti però gli è davanti, ancora Stefanelli contro Santa Rosa che difende bene, bello però il movimento di Stefanelli che ha tanti movimenti in attacco, sbaglia però un altro tiro, allora va Santa Rosa a prendersi il fallo di esperienza, bonus raggiunto e Gaie casca nella trappolona del vecchio Volpone a Santa Rosa, ci vanno due tiri liberi, cambio punitivo per Gaie, Serigne, fa il suo ingresso di noia. Fine del Jesse invece entra Giovara per un Giacomelli positivissimo in difesa. Va Walter e sbaglia un altro tiro libero. Tiri liberi, croce delizia di questa Jesse. Tutto il girone d'andata, il girone di ritorno pare non essere cominciato in altro modo. 14-6 dice il punteggio, ritorna intanto Pagni e ritorna anche Bruno per Stefanelli e Bertolini. Quindi abbiamo Bruno, Zita, Di Noia, Rinaldi e Pagni. Di Noia prende la palla marcato da Tommasini. Giovara si occuperà di Bruno almeno in questo avvio, ma sarà cambio sul pick and roll, passa dietro contro Bruno, sciogli Gatti, Giovara difende bene e si stampa Bruno sull'aiuto forte di Santa Rosa, proteste in casa del San Miniato, ma francamente la posizione di Santa Rosa era perfetta. Giovara ad aiutare contro la pressione di Bruno, grande difesa di Bruno contro Giovara, un po' di difficoltà a dare la palla, bella la palla dentro di Gatti, steso da Zita, Giovara, saranno due tiri liberi anche per Edoardo, Giovara rialzato dai compagni. Vediamo se si iscriverà a questo match anche il nostro Edoardo Giovara. 14-6 intanto per Valsesia, 2 minuti e 23 alla fine del primo quarto, intanto va sul cubo dei cambi Stefanelli e esce Zita, cravato di due infrazioni personali. Zita giocatore importantissimo nelle file di San Miniato. Lungo il primo di Edoardo Giovara. Vediamo se segnerà il secondo Edoardo. Dentro il secondo, più 9, 15-6. 8, 7 minuti e 30 di grande difesa di Jesse comunque. Concessi solo 6 punti agli uomini di San Miniato. Blocco di Pagni, abbastanza particolare. Stefanelli con il talento che lo contraddistingue, però ne deposita 2 contro tutta la difesa sesiana. 15-8, Gatti vuole la palla ma è un po' fermo contro Rinaldi che gli mette una grande pressione. Ribaltamento per Santa Rosa che attacca. Terzo tempo rallentato, altri 2 per il capitano che sta guidando la sua squadra in questo primo quarto. 17-8. Stefanelli gioca sì, blocchi, ribalta per Rinaldi che attacca subito Gatti che però tiene bene. Pick and roll ancora. Gatti cambia, finisce lì su Stefanelli, tiro lungo e rimbalzo di Giovara. Quartuccio
fa spostare Gatti che prende posizione, la vuole dentro e gli arriva la palla contro di Noia, sbaglia però l'appoggio, arriva Giovara e commette fallo, fortunatamente però non siamo ancora in bonus, lo raggiungiamo solo adesso. Pronto intanto a ritornare in campo Zucca, immaginiamo per Santa Rosa, e Dotti per Quartuccio, ritmo alto e quindi molti cambi in questo primo quarto. Coach Pansa ha già ruotato 9 uomini su 10 a sua disposizione, tutti hanno toccato il parquet ad eccezione del giovanissimo Giacomo Mazzola in panchina per onor di firma, in quanto Giorgi è ancora infortunato, rientrerà verosimilmente nella prossima gara di campionato. La palla va a Bruno, palla dentro a Pagni contro Zucca che gli dà la riga di fondo, grande movimento di Pagni che però sbaglia, rimbalzo di Zucca, Tommasini ancora con le ali ai piedi fino in fondo a prendersi un altro fallo. Settimo fallo del quarto per San Mignato e altri due tiri liberi per Tommasini. Per Pagni si tratta del primo fallo personale. Primo fallo per Pagni e due tiri liberi per Tommasini. 17-8, un minuto esatto alla fine del primo quarto. Primo quarto dal ritmo altissimo. Tommasini mette il primo, 18-8 più 10 Valsesia. E fa 2 su 2 più 11. Dotti a mettere pressione a Bruno, situazione di blocchi a liberare Stefanelli, doppia uscita classica, palla Rinaldi, ancora blocco per Stefanelli e blocco irregolare di Pagni, fischiato Pagni che fa vedere un nervosismo un po' fuori dal comune, non si capisce bene perché. Fatto sta che per Pagni è il secondo fallo personale. E intanto torna Bertolini ed uscirà Pagni. Pressione intanto da parte di San Mignato con Bruno Sidotti che però non si fa intimorire. Forse zona, anzi senza forse, direi zona da parte di San Mignato. Gatti esce e la spara! E se si mettono a zona, Nicolò spara da 3, che è una meraviglia, 22-8 più 14, bravo Nicolò. Rinaldi vuole darla a Stefanelli ma Zucca allunga una mano di troppo e commette fallo per Zucca, si tratta del secondo fallo se non erro. Subito cambiato da parte di Pansa, due tiri liberi tra virgolette regalati a Bertolini. Ma che ben vengano questi falli di voglia, di grinta, di generosità da parte dei ragazzi di Pansa. In e out, un po' di sfortuna per Bertolini. 17-7 al termine del primo quarto, 22-8 recita il tabellone. Direttamente dalla rimessa fa correre Nicolò Simone Tommasini che ne deposita altri due di mano mancina. 8 secondi, sarà uno contro uno, furibondo di Di Noia, Gatti però la controlla, 2-1 allo scadere Nicolò. Questa era veramente troppo, 24-9 più 15 Jess. Tommasini un po' bloccato però, speriamo che non sia niente di grave per Simone che su quell'allungo ha fatto veramente un miracolo di canestro. Primo quarto spettacolare però in casa Valsesia, ritmo altissimo, difesa veramente veramente di grande aggressività che non ha concesso nulla in area e nulla sul largo dei tre punti, ha concesso un paio di tiri dalla media che evidentemente nel game plan difensivo di Coach Pansa erano concedibili, soprattutto su questi pick and pop di Bertolini. Stefanelli abbastanza annullato, ci vediamo qua fra un minuto per il secondo quarto.
Intanto Tommasini tra primo e secondo quarto ha lasciato la panchina per andare in infermeria insieme al fisioterapista Giuseppe Cerutti, evidentemente un risentimento muscolare per Simone che si teneva coscia inguine, vedremo di avere accertamenti più avanti nel match. Confermato il quintetto, ad eccezione di Tommasini ovviamente, che ha finito il quarto con Dotti, Paolin per Tommasini, un positivo Giovara, sempre ottimo Gatti e Capitan Santa Rossa, risponde San Mignato con Bruno Bertolini, Di Noia, Stefanelli e il numero 15 Rinaldi. Un po' di pressione di Dotti su Bruno e Giovara ci mette una manona e va a rendere difficile la ricezione a Stefanelli. Coach Barsotti, veramente grintoso il coach, ci piacciono i coach che vivono la partita con questa grinta. Paolin esagera nel mettere pressione e commette il primo fallo di squadra, secondo fallo personale di Paolin. Dotti a inseguire Bruno, bella la palla per Di Noia che attacca Paolin, gravato di due falli che non può difendere e Di Noia ne deposita due, 24-11. A tutta birra Paolin fino in fondo trova una linea di penetrazione, un'autostrada davanti a sé, 26-11, non arriva l'aiuto e per Paolin è un gioco da ragazzi metterne due a referto. Uscite per Bruno Ricciolo, ma Santa Rossa aiuta benissimo, la palla va però a Di Noia. Fischio degli arbitri per un fallo di Dotti a rimbalzo che si è allacciato con Bertolini, sarà secondo fallo di squadra, primo fallo di Dotti. Esce Paolin che ha due falli e torna Renato Quartuccio, doppio playmaker tra virgolette in casa valsesia con Dotti e Quartuccio, vedremo chi andrà a fare la guardia, verosimilmente sarà il ragazzo di Torre Annunziata. Stefanelli si apre bene, bravo Giovara a tenerlo, salta però sulla fitta, Stefanelli sbaglia, ci stava forse un fischio a favore di Stefanelli qua che non è arrivato. Quartuccio con un po' di roga move, scarico un po' complesso per Gatti che ha una recessione complessa, la riaffida al suo playmaker che vuole attaccare, la palla va a Santa Rossa, bello lo scarico, si alza da tre Mattia Dotti, Mattia Dotti da tre punti, 29-11, grande Mattia, siamo contenti per te. Palla di San Mignato al solito Stefanelli, Picanollo, show forte di Santa Rossa, Giovara recupera bene, Stefanelli ancora dentro a subire fallo di Giovara, per Giovara secondo fallo, qualche protesta di Giovara ma fallo sacrosanto fischiato dai grigi a favore di Stefanelli. Situazione falli in casa Valsesia un po' scomoda in assenza di Tommasini, due falli per Luca, due falli per Paolin, due falli per Giovara. Pronto a tornare infatti Olivier Giacomelli. Stefanelli, come abbiamo detto, miglior marcatore della squadra, 15-8 di media per lui, mette però il secondo e pressione da parte di San Mignato, la palla va a Quartuccio che si chiude in una posizione un po' scomoda, fortunatamente sbaglia un po' San Mignato la pressione, Giacomelli è libero, zona, direi una 3-2 in angolo, Giacomelli è già libero però la palla non va, sono blocchi a liberare Nicolo Gatti, blocco irregolare fischiato a Valsesia, fallo secondo fischiato a Giacomelli, situazione falli sempre più complessa.
che sinceramente non abbiamo visto, perché abbiamo capito essere un po' il metro dei grigi, e quindi se quello è il metro e quello viene mantenuto, noi siamo solo d'accordo. Stefanelli da casa sua con una tripla direttamente da San Mignato, 29-15. Gatti ad aiutare contro la pressione, un po' di difficoltà in seguito. Quartuccio, tutta la calma del mondo, ancora Antona da parte di San Mignato, dentro marcia di Quartuccio, lob per Santa Rossa che sigilla bene, l'aiuto di Bruno che viene steso dal capitano. Due tiri liberi per Santa Rossa e secondo fallo anche per Bruno. Pronto a tornare intanto il numero, no, Parrini, primo ingresso in campo per lui al posto di Bruno, che ha due falli personali insieme a Zita e Pagni. Va lungo Santa Rossa col primo tiro libero, 29-15, 7-40 al termine del secondo quarto. Dentro il secondo, 30-15, doppiata San Mignato, ma la partita non è lunga, è lunghissima, non è difficile, è difficilissima. Ribaltamento per Stefanelli che perde un po' la maniglia, infrazione di campo e grande pressione da parte di uomini passa, torna a tranquillizzare del pubblico Simone Tommasini. Speriamo che sia del match il giocatore sesiano. Caio Serigne pronto a tornare per Di Noia. Vedremo che posizione andrà a occupare sulla zona di San Mignato. Braccia lunghe, atletismo, non può che andare in punta, infatti è così. Zona strana però, sinceramente. Direi più una matchup che una zona. Santa Rossa dimenticato, però finta il tiro. Quartuccio, extra pass per Giacomelli che non va, ma Totti prende un rimbalzo incredibile, poi non ha la pazienza di riuscire a rigiocare e commette anche un fallo un po' ingenuo. Panza lo richiama in panchina, non certo per l'errore, ma perché in panchina è tornato Simone Tommasini. Siamo in bonus, saranno 7 minuti di bonus per Valsesia. Tiri liberi per Parrini. Tecnica di tiro particolare, ma quello che conta è l'esito finale. Uno su uno. Secondo però non va, il rimbalzo dell'ora controllato da Santa Rossa. Siamo 3 contro 2. Gatti, grandissimo Gatti ad attaccare subito al ferro. Nicolò Gatti ne mette altri 2, 32-16. Pressione di Giacomelli su Stefanelli, però Giacomelli ha due falli anche lui. Esce ancora Stefanelli in angolo contro Santa Rossa, l'attacco ma scarica per Parrini, tenuto bene Gaie, si alza da 3. Gaie ha segnato in tutto il girone d'andata 3 triple, ne mette una a segno contro di noi, 32-19, 6-20 alla fine del secondo quarto, ancora zona, Quartuccio, no look pass per Giacomelli, dimenticato sulla linea di fondo e si porta a casa altri 2 tiri liberi. Intanto, guardando la situazione falli, i valsesiani hanno commesso 2, 4, 6, 8, 10 falli con 5 uomini, quindi abbiamo 2 falli per Giacomelli, 2 falli per Giovara, 2 falli per Zucca, 2 falli per Paolin e direi 2 falli anche per Mattia Dotti. In casa San Mignato invece 2 infrazioni personali, 2 falli personali per Zita, per Bruno e per Pagni. 32-19 più 13 in casa Valsesia, direi per ora una partita ottima da parte dei padroni di casa,
che però sta incontrando qualche difficoltà contro la zona di San Miniato, che però proprio zona non è, più una matchup che tende a seguire i tagli, almeno quello è quello che ci pare a noi da qui, che non siamo allenatori, non siamo nulla se non degli semplici appassionati. Si riprenderà con due tiri liberi per Giacomelli. Quintetti che sono andati al time out, confermati in campo, quindi abbiamo Stefanelli, no, è tornato Zita nelle file di San Miniato, quindi abbiamo Parrini, Zita, Stefanelli, Bertolini e Gaie Serigne. Tanto Giacomelli mette il primo. Invasione in Santa Rosa, ma Giacomelli se ne infischia e fa 2 su 2. Giacomelli su Stefanelli, nonostante i due falli, doppio blocco alto, Stefanelli prende, attacca subito, arresto e tiro dalla media, Gaie Serigne controlla, un bel rimbalzo incredibile quello che è successo. Francamente non abbiamo visto bene, ci è sembrata una simulazione netta. Terzo fallo però di Giacomelli e torna Mazzola, saranno 2 tiri liberi per Gaie Serigne. Facciamo fatica a parlare, 0 su 2, da noi dicono San Giovanni non fa inganni e infatti Gaie Serigne non viene premiato. Pressione però di Gaie, a tutto campo su Gatti, tornata uomo intanto San Miniato, la palla va dentro al nostro capitano che vuole attaccare Bertolini, spalla a canestro, lo porta fin sotto, prova a incrociare, non riesce, allora torna indietro, va corto. Rimbalzo controllato da San Miniato, Mazzola stuzzita intanto, Stefanelli finta il tiro, bello lo scarico per Bertolini che dalla media è simile ad una sentenza. Parrini pressione a tutto campo su Quartuccio, 34-21, 5-20, il coach di San Miniato è di una grinta micidiale, mi piace tantissimo. Non abbiamo capito bene cosa è stato fischiato lontano dalla palla, è stato fischiato fallo lontano dalla palla al numero 12 Parrini, si riprende una rimessa dal fondo. Dobbiamo tenere adesso che c'è l'ondata di San Miniato, l'ondata più di agonismo che di altro, Mazzola al posto sbagliato nel momento sbagliato, Gatti però arriva fino lì, palla va a Mazzola che si alza da 3 con l'incoscienza della gioventù, prende questo tiro ma hai fatto bene. Parrini attacca Tommasini un po' sulle gambe e sbaglia incredibilmente un appoggio da sotto Parrini, allora va Quartuccio, non la dà in angolo, gioca il pick and roll, attacca Gaie e sbaglia anche Renato l'appoggio, un po' squilibrato in questo momento. Attacco valsesiano, si alza da 3 Bertolini, fortunatamente non va, spinta non ravvisata dai grigi di Tommasini. Gatti vuole attaccare subito, invece chiamano calma, la palla va dentro di nuovo a Gatti, contro Parrini, lo parte a spalle, step back, tiro cadendo all'indietro, polveri bagnate in questo momento, zitta tutto campo, ancora per Gaie, si alza dall'angolo e altra tripla di Gaie, 34-24 più 10, 2 triple di Gaie che sanno tanto di incredibile sinceramente, ma sicuramente bravissimo il ragazzo di San Miniato a metterle a segno.
Time out, prontamente chiamato da Panza, che non vuole buttare via una dote di 18 punti di vantaggio. Ora Samignotti è rientrata a meno 10. Attacco un po' frettoloso quello di Valsese in questo momento, o meglio, che non riesce ad andare a attaccare i punti deboli della difesa di San Miniato, che di contro è salita di colpo aumentando la sua pressione sulla palla innanzitutto e quindi rendendo complesso l'entrata nei giochi, mangiando secondi, e quando si arriva allo scadere dei 24 si prende quasi sempre un brutto tiro. E come si sa, se si difende bene, si attacca anche meglio, l'attacco sta prendendo fiducia e il parziale di 8-0 è sostanzialmente dettato da questi fattori. Sarà rimessa dal fondo per Valsesia. Torna intanto in campo Dotti. Quindi abbiamo Gatti Santa Rosa, Lunghi, Dotti, Quartuccio. Di Noia intanto è tornato in campo. Quartuccio con una palla un po' andata via. Allora è palla a San Miniato, blocco di Parrini, Tommasini, Gatti ci mette una mano ma non controlla. Prima volta che vediamo la squadra di Valsesia attaccare male una situazione di pressione, anche perché Guarduto è andato a chiudersi in un angolo e la pressione di Gaie, che ha leve lunghissime, l'ha messo abbastanza in difficoltà. Veniamo adesso, ragazzi, Zita, tiro appoggiato al tabellone che non va, Santa Rosa la prende e la conduce lui. La difesa però di San Miniato è già rientrata, Gatti a ribaltare e a giocare un pick and roll con Quartuccio, che vuole attaccare Parrini, la scarica a Santa Rosa, marcato da Gaia, ribaltamento per Dotti che non prende il tiro. Bello il passaggio di Dotti per Gatti, che sbaglia però il tiro da tre, ribalto di Stefanetti che corre, attacca subito Di Noia, che sa di avere il bonus dalla sua, e si porta a casa il fallo di Dotti, terzo fallo per lui, e due tiri liberi per Di Noia. Sbaglia però il primo Di Noia, ancora 34-24 più 10 Valsesia, alla fine del secondo quarto. 0-2, Gaia si erigne però, lotta, rimbalzo come un leone e mette dentro un semigancio destro incredibile. Ottavo punto per Gaia si erigne, se non andiamo errati. Grande prova del ragazzo di San Miniato, classe 1996 se non erro. Ancora difficoltà nell'attacco, con San Miniato che cambia su tutti i blocchi, la palla va in angolo a Dotti che attacca il recupero e ne deposita due di importanza capitale. Panza salta come una molla chiamando difesa 3, che penso voglia dire zona, e zona è. Un po' di confusione, adesso siamo a posto, Gaia Serine a giocare sulla linea di fondo, la palla va a Zita. Quartuccio però tiene bene, la palla va di Noia, finta la partenza, palla schiacciata, ma ci mette il manone il capitano. 24 secondi, esultanza della panchina, che bello vedere una squadra così unita. 36-26, 2 minuti e 10 alla fine del primo quarto e del secondo quarto. Pronto a rientrare Rinaldi. Quartuccio la vuole dare dentro a Santa Rosa, che schiaccia a terra Barrini, fischio giusto. Santa Rosa il primo fallo, intanto Gaia Serigne, intanto per Gaia Serigne 8 punti a referto, 4 punti e mezzo di media per lui in campionato. Si riprenderà con una rimessa dal fondo per San Miniato,
Primo fallo intanto per Santa Rosa, che non aveva quattro quarti avanti il Parrini, era un po' schiacciato a terra per prendere posizione sull'occhio di quarto giro. Zona anche per Valsesia. Totti mette pressione e conquista una palla importantissima, perché Gaie mette il piede fuori, esce di Noia, ritorna Rinaldi nelle file di San Mignato. Grande prova di Mattia Dotti quest'oggi, di personalità. 1:40 alla fine del secondo quarto. Quartuccio vuole ancora dar dentro, Gatti attacca benissimo, bello lo schiacciato a terra, altro tiro per Dotti che però va lungo, si lotta al rimbalzo, la palla la prende Rinaldi, Gatti mette un po' di pressione, tornare Nicolò veloce, arriva in transizione Di Noia che la ridà a Stefanelli. Stefanelli che attacca, arresta il tiro dalla media, sbaglia anche questo. Stefanelli non è proprio in serata in questo momento, sicuramente saprà rifarsi nei secondi due quarti, dato il talento a disposizione di questo ragazzo. Quartuccio non chiude mai il palleggio, bravissimo, vuole attaccare Parrini e lo attacca, e con un po' di esperienza, anche se solo un classe 94, porta a casa due tiri liberi di importanza capitale. Ritorna in campo anche Mazzola, pensiamo a Mattia Dotti che ha tre falli. Torna Mazzola. Il campo Bertolini. Comunque abbiamo chiamato tutto il secondo quarto Capozio numero 22 Parrini, perché pensavamo fosse il numero 12. Ci stanno, sono gli errori della diretta, signori. Sbaglia il primo Quartuccio, sbaglia anche il secondo. Rimbalzo controllato da Gaie, è uomo e la chiamata difensiva di Pansa. Arriva Rinaldi. Dalla palla Bertolini. Quartuccio contro Stefanelli. Fallo fischiato a Quartuccio. Per Quartuccio direi primo fallo per lui. Intanto per l'azione offensiva a 39 secondi alla fine del secondo quarto ritorna Francesco Paolin. Mette il primo Stefanelli. Dentro anche il secondo, più 8 Valsesia. Un'azione per Valsesia in attacco prima della fine del quarto. Paolin attacca sul blocco di Santa Rosa, che ha posizione contro Parrini. Si stacca tutta la difesa, bello però il ribaltamento per Gatti che ha spazio. Nicolò Gatti che se è libero è una sentenza, come dice il mio collega che quest'oggi non è in telecronaca, puntuale come l'Inps. E adesso difende anche, muove benissimo i piedi contro Stefanelli che lascia andare via una biglia. Clamoroso assist di Stefanelli per Bertolini. Finisce così un primo tempo più che avvincente, 39-30. Ci vediamo qua per il terzo quarto. Tutto pronto per ricominciare qua al Pallaloro Piana, la prima giornata del girone di ritorno fra Valsesia Basket ed Etrusca San Mignato. Valsesia sta conducendo 39-30, un match importantissimo per la classifica sia per San Mignato sia per Valsesia, dopo un avvio convincente dei ragazzi di coach Pansa che sono volati fino al più 18. C'è stato l'inevitabile rientro degli uomini di San Mignato che hanno chiuso la seconda frazione di gioco
con uno svantaggio sotto la doppia cifra, solo 9 i punti da recuperare da parte di San Miniato, che si sta dimostrando quello che ci siamo detti, quindi è una squadra ostica, è una squadra che fa della forza del gruppo, della propria intensità difensiva, con i suoi fiori all'occhiello, nelle file di Valsesia. Forse per Simone Tommasini, che non sarà più del match per un problema, crediamo, al solito ginocchio che gli sta dando un fastidio da un mese a questa parte. Confermato in quintetto invece Niccolò Gatti, a discapito di uno Zucca gravato di due falli personali che coach Pansa vorrà tenere in panchina per preservarlo, immaginiamo, dal terzo fallo immediato. Situazione falli un po' complessa in casa Valsesia, con tre falli per Giacomelli, anch'egli in panchina. E in quintetto Edoardo Giovara invece, che ha due falli come Paolin. E si ricomincia, la palla va a Renato Quartuccio contro Zita, gran difensore Zita, cambio difensivo, solito, finisce Bertolini, Santa Rosa prende posizione, si gira in un amen e ne mette due subito, per far capire che il capitano oggi è più che presente, è presentissimo. Più 11, Gatti difende bene a spallate contro Bertolini, che però lo porta vicino al ferro e in semigancio destro porta i suoi di nuovo meno 9. Santa Rosa per Edoardo Giovara, che riceve un po' lontano, attacca subito Stefanelli, secondo fallo di Stefanelli, primo fallo di squadra per San Miniato. Stefanelli che ha tirato un po' male, 2 su 9 dal campo, ma ha già 8 punti messi a referto per il forte giocatore di San Miniato, il miglior marcatore della squadra. Intanto zona alla ripresa del gioco per San Miniato, anzi una zona fintata che si trasforma subito in uomo. Quartuccio la vuole dar dentro ma non c'è spazio. Giovara si è sentito da qua lo schiaffo da Gatti, che però tira un po' storto, si lotta al rimbalzo e fallo di Walter Santa Rosa. Secondo fallo di Santa Rosa e primo fallo di squadra di Valsesia. Un po' di pressione difensiva da parte di Valsesia. Zita si apre ma non riceve, c'è Paolin, prova a mettere della pressione aggiuntiva. La palla va a Zita, che supera, Gatti aiuta e recupera su Bertolini. Show forte, dimentichiamo però Stefanelli. E se ce lo dimentichiamo, lui segna, 41-36, tutto da rifare in casa Valsesia. Rotazioni corte per i valsesiani, senza Giorgi, senza Tommasini, con Giacomelli con tre falli, palla dentro di Quartuccio, un po' leziosa e palla persa. San Miniato ha preso fiducia, Paolin difende bene, nonostante i due falli, bravissimo Francesco a costringere Zita a un brutto tiro. Gatti prende il rimbalzo, va dall'altra parte, Santa Rosa non riesce a riceverla. Sono manate, compagni, la palla va in angolo, Quartuccio attacca, Santa Rosa appoggia, non riesce a fare canestro e fallo, terzo fallo crediamo di Zita. Un po' di confusione in campo, Santa Rosa e Pagni si spiegano un po' di trash talking fra i due. Pagni ha messo una botta in testa, Santa Rosa fa valere la sua teoria, poche proteste anche nel corso di San Miniato. Tutto nella norma per una partita maschia, a dir poco. Ancora il capitano che mette il primo libero. Uno su due. Falco di Stefanelli. Quartuccio cambia su questo blocco. La palla va a Bruno, che attacca Giovara, che però salta. La palla va a Pagni, dal gomito, che ne mette altri due.
cade Gatti, che però si rialza, speriamo che non ci sia niente per Nicolò, che però sembra correre bene. Più 5 per Valsesia. Martuccio, bravissimo Renatone, penetrazione fino in fondo, facile penetrazione, un po' di dormita da parte della difesa, sempre attenta di San Miniato però. Ribaltamento intanto per Bertolini, che va a piazzare subito il blocco per Bruno, siamo in due, Gatti ci mette una mano di troppo, secondo fallo anche per la squadra di casa, per Gatti però è la prima infrazione personale. Sarà rimessa laterale, affidata crediamo a Bruno, no, rimessa dal fondo. No, è rimessa laterale ma dall'altra parte, abbiamo fatto tutto il giro. Bruno, Paolini esce bene sul zitta, la palla va in angolo a Pagni contro Santa Rossa. Palla Stefanelli, bravissimo Edoardo Giovara che muove bene i piedi, 3, 2, 1, si alza Stefanelli, non va, rimbalzo di Walter, rimbalzo e apertura, Paolin, fallo! Fallo di Pagni che fa un errore, un po' di inesperienza, e Gatti chiama il pubblico a incitare i propri beniamini e fa la loro piana, torna alla solita volta. Sopra tre punti completato, più 10. Di Pagni, riconsegnato e riblocco di Pagni contro Zita, tiro difficilissimo, infatti non entra, sprint di Santa Rossa, centro, Gatti attacca subito, Paolin guarda dov'è, si alza da tre, sbaglia, la toccano, il Quartuccio la controlla però, bravi ragazzi, Quartuccio ancora per Santa Rossa che quasi scappa il gioco da tre punti, fallo al numero 5, terzo fallo per Stefanelli. Mette il tiro libero, Walter. Ancora uno su due, il capitano, rimbalzo di Stefanelli, palla Bruno, Santa Rossa chiude, tocca ma non controlla, ribaltamento extra pass, ritorna la palla Zita che tira corto, nessuno va al rimbalzo, Paolini che è scappato un po' troppo presto, buona difesa di Giovara, positivissimo in difesa, palla schiacciata, pocket pass di Zita, tiro di nuovo lo scadere dei 24, Pagni, lotta rimbalza, la tocca ma non la controlla ed è rimessa Valsesia. Santa Rossa va a prendersi qualche minuto di riposo, esce anche Pagni e torna Gaglio Serigno, sicuramente l'MVP di San Miniato. Paolin un po' in difficoltà, la dà Gatti che la riconsegna nelle mani del suo playmaker. Bellissima partita. Quartuccio si alza da tre, Renato Quartuccio 51-37. Gran tripla di Renato, importantissima. Il leone di Torre Annunziata fa capire a tutti chi è il leader di questa squadra, di questa truppa. Ora troppa voglia di Renato che ci mette una mano di troppo. Secondo fallo di Renato. Terzo fallo di squadra. Bonus raggiunto solo per San Miniato. Torna intanto Di Noia. Esce Stefanelli.
c'è rimessa, Luca. Sì. Rimessa per Bruno e per Zita che la dà subito a Bruno e Paolini di nuovo non taglia fuori. Bruno attacca, bravissimo Gatti, scarico per Bertolini che tira e sbaglia Zucca, però corre bene, arriva Paolin, difficile Zucca, non con tanta fiducia, non si prende quel tiro, Quartuccio prova una cosa difficile, adagio Vara, abbracciato da Bertolini e deliberatamente mandato in lunetta. Secondo fallo anche per Bertolino, Bertolini, e due, falli, e due tiri liberi per Giovara. Mette il primo con l'aiuto del ferro. Bravo Edoardo, bravo. Ottima partita di Edoardo finora. Paolin rischia un po', Quartuccio accompagna Bruno che perde la maniglia, qualche protesta di doppio palleggio, ma a mio avviso non era doppio in quanto non ha mai raccolto il palleggio Bruno, fatto sta che ne ha messi dentro due. Arriva Zucca, Giovara attacca, scarica bene in angolo per Gatti, altra tripla di Nicolò Gatti, 56 a 39 più 17. Gatti è veramente una sentenza da tre. Paolin difende bene, non salta sulla finta, costringe Zita ad un tiraccio. Gatti che fa anche il playmaker in questo momento. Un Gatti a tutto tondo, a 360 gradi. Canestri, esperienza, difesa, assist, insomma un bellissimo giocatore. Zona Paolin, non darla dentro che non c'è spazio. Gaglie Serigne contro Quartuccio, finta il tiro. Arriva Giovara, scadere dei 24. Fasi convulse del match. Questa è stato chiamato time out per schiarirsi le idee in casa San Mignato. Quartuccio ha fintato il tiro da tre, Gaglie gli è franato addosso, ma per gli arbitri non ci sono stati gli estremi per fischiare fallo e di conseguenza i tre tiri liberi che francamente secondo me ci stavano, ma gli arbitri non hanno voluto premiare un attacco che ha provato a fare una furbata. Se fossimo stati in NBA sicuramente sarebbe stato fischiato. L'importante, come abbiamo detto, è mantenere un metro costante e equivalente per tutte e due le squadre. Comunque sia, Panza e i suoi sono a più 17, quindi stanno vincendo questo quarto di 8 punti, avevano chiuso a più 9 il secondo quarto e stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per poter portare a casa questo match di importanza capitale. Qualche minuto di riposo per l'ineffabile Gatti, ritorna Santa Rossa. Quanto ci manca però Gianluca Giorgi quest'oggi. Vediamo se Zucca, che sta giocando una buona prova difensiva, offensivamente non possiamo neanche dire che sta sbagliando perché non ha ancora tirato, semplicemente sta facendo il suo e va benissimo quello che sta facendo. Appena ho detto, subito fallo fischiato a Zucca. Ma il fallo è stato fischiato a Quartuccio e non a Zucca. Terzo fallo quindi per Quartuccio che si va a sedere. Direi un fallo netto di Zucca, fischiato invece al povero Quartuccio. Stefanelli dimenticato la difesa, regalo di Natale in ritardo di Stefanelli.
ai suoi. Luca vuole la palla ma non la riceve, allora è Paolini che gioca il piccolo in centrale con Santa Rosa. 10 secondi allo spinto di 24, la palla va a Giovara che attacca Caia Serigne, si riesce a toccare e controllare anche quella, c'è delle braccia interminabili questo ragazzo, avrà un'apertura all'area di 72 metri. Bruno a testa bassa fino in fondo a portarsi a casa il fallo di Giovara, terzo fallo anche per lui. Situazione falli problematica, tre falli per Giacomelli, tre per Quartuccio, tre per Dotti, tre per Giovanni, due per Santarossa, uno per Galli, due per Paolin e due per Zucca. Però non possiamo dire che il metro arbitrale non sia omogeneo. Uno su due, intanto per Bruno, rimbalzo di Giovara, più 16 Paolin, rischia tantissimo, zona ancora di San Miniato, Giovara con il classico runner, vola però poi a rimbalzo, grande Giovara che segue l'errore sul suo tiro, si prende il rimbalzo e poi si fa fischiare fallo, o meglio subisce il fallo. Altro libero per Edo Giovanna, messo a segno. Rimbalzo sull'errore libero dell'ineffabile capitano che sta disputando una prova tutta sostanza da capitano vero, da uomo esperto qual è. Zucca, fallo in attacco fischiato a Zucca che si allaccia con Rinaldi, no, con chi? Con Bertolini. Terzo fallo quindi anche per Zucca. Rimessa per San Miniato. Zucca lasciato dentro da coach Pansa. Tripla e fallo. E tecnico fischiato a Zucca e tecnico fischiato a Pansa. Importante è mantenere i nervi saldi e soprattutto in casa Valsesia. E intanto Zucca ha commesso il suo quarto e quinto fallo, direi. E ora le rotazioni sui lunghi sono sempre più complesse. Gatti a Santa Rosa. Fallo tecnico a Dario Zucca e fallo tecnico al numero 9 Bruccarca. Bertolini per entrambi. Niente, non è fallo alla panchina ma è doppio fallo tecnico a Zucca e Bertolini che si annullano, quindi saranno solo un tiro libero aggiuntivo per il fallo di Zucca sul tiro da tre di Bertolini messo a segno, che può completare così il gioco da tre punti. Zucca però finisce qua il suo match, mentre per Bertolini fallo tecnico significa quarta infrazione personale. Gioco da 4 punti completato, si accomoda in panchina sul meno 13 per San Miniato Bertolini e torna il numero 15 Rinaldi. Paolin si va un po' a chiudere nelle maglie della difesa, fortunatamente però Paolin si fa vedere da Gatti. 2 minuti alla fine del terzo quarto, partita un po' nervosa, speriamo non troppa. Difficile questo ribaltamento da parte di Paolin che però riesce a farlo. Dotti, 4, 3, 2, 1, Edo, devi prenderlo e devi metterlo in e out doppio. Che sfiga, ci
57-44. Gaia attacca Gatti, frazione di passi non fischiata e tecnico fischiato alla panchina e a coach Panza. Sarà quindi un tiro libero per San Mignato e poi palla agli uomini di coach, di San Mignato, che non mi ricordo il nome. 57-45 più 12 Valsesia. Niente nervosismo ragazzi, nervi saldi, non facciamo ci incastrare. Bruno con lo scarico per la tripla di Noia. 57-48, meno 9, San Mignato che torna dove erano alla fine del secondo quarto, 1 minuto e 15, confusione nelle file valsesiane, soprattutto in attacco. Paolin dimenticato, si alza da 3, ma non va Giovara, rischia a rimbalzo d'attacco. Di Noia già dall'altra parte, spinta il tiro, la palla va in angolo a Gaie, terza tripla messa a segno da Gaie, più 6 Valsesia. Un parziale devastante di San Mignato, crediamo di 12-0. Paolin riesce a dare a Dotti che la dà dentro a Santa Rossa che gioca. Ancora Santa Rossa per Paolin, confusione, Gatti allo scadere dei 24, non va, ma vola a rimbalzo Nicolò che dà un extra possesso importantissimo ai suoi. Che gran giocata di Nicolò, sarà Giovara ad attaccare, va fino in fondo, non riesce però a concludere, poi da terra commette il suo quarto fallo personale. Saranno due tiri liberi per Bruno che mette il primo. Il San Mignato torna a meno 5. Mette anche il secondo, meno 4. Dotti Giovara per Quartuccio e Giacomelli. Torna anche Marrini. 10 secondi alla fine del terzo quarto. Paolin a tutto campo ad attaccare, finta e fallo fischiato a Gaia. Gli arbitri hanno perso un po' le redini del match, fischio un po' di compensazione questo che non c'era assolutamente. Due tiri liberi per Valsesia. Esce Quartuccio, ci vuole il quarto fallo di Renato ovviamente. Mette il primo fra. Difficoltà, riesce a mantenere il possesso San Mignato, 2 secondi e 9 alla fine del terzo quarto, più 6 Valsesia. Sarebbe importante non prendere canestro. Quasi va dentro la preghiera di Stefanelli. Ci vediamo qua per l'ultimo periodo di questo match a Vincenzo. Più
sei Valsesia, tutto pronto per l'ultimo periodo di gioco. Valsesia che era arrivata fino al più 17 in questo terzo quarto, salvo poi prendere un parziale di ovviamente 12-0. Situazione falli complicata, 46 falli totali fischiati dai grigi che vogliono mantenere le redini del match, ma che non stanno concedendo nulla alle due squadre. 5 falli per Zucca, 4 falli per Giovara in casa Valsesia, 4 falli per Bertolini in casa San Mignato. Bertolini che è anche il miglior marcatore dei suoi con 15 punti. Un quarto ci separa dalla fine di questo incontro importantissimo per entrambe le formazioni. Palla Gaia che si apre e finalmente sbaglia il primo tiro del suo match. Che partita Gaia, si arringa. Paolina attacca subito Stefanelli, arresto in mezzo all'area e canestro importantissimo del più 8. Paolina con la forza della gioventù e anche un po' dell'incoscienza, questo ragazzo. Che difesa di Paolin su Stefanelli che sbaglia, ma arriva però al rimbalzo di Noia, arresto, passo, tiro e canestro. Tutto bene, non abbiamo preso il rimbalzo, abbiamo subito un canestro che non si può concedere in questo momento. Quartuccio contro di Noia. Fischio. Non si è capito di chi. Fallo di San Mignato e rimessa a Valsesia. Palla Paolin che attacca subito Santa Rossa, piazza il blocco. Paolin con un po' di difficoltà, la scarica in tribuna. Palla persa e rimessa a San Mignato. Quartuccio con un po' di pressione, intanto è tornato anche Zita che riceve ora nel dopo di Noia. Palla va Stefanelli, battamento per Gaia che gioca l'uno contro uno contro Gatti e in sottomano ne deposita due per il meno 4. Paolin, siamo fermi, non stiamo attaccando, stiamo facendo fatica a entrare proprio nei giochi, non abbiamo fluidità offensiva in questo momento. Santa Rossa, bello lo scarico per Quartuccio, ancora extra pass per Giacomelli che si prende questo tiro. Gatti però prende un pallone importantissimo, palla dentro a Nicolò, si stacca la difesa, ancora Giacomelli! Ha fiducia il ragazzo e anche cuore e, consentitemi, attributi per prendersi un'altra tripla nelle difficoltà e metterla a segno e ridare il più senso suoi. Renatone con una super difesa su Zita che è semplicemente più bravo. Va Giacomelli a passare la metà campo ad a Paolin, sempre uomo San Mignato. Paolin fa un po' fatica in palleggio, chiude il palleggio, scarico difficile a Quartuccio che va di mano mancina a depositare il canestro e il fallo. Il leone di Torre Annunziata fa capire a tutti che con lui non si scherza. Fallo di Gaia Serigne, terzo fallo personale, secondo fallo di squadra per San Mignato. Vediamo se il tiro libero aggiuntivo di Renato Quartuccio riuscirà a dare il più 8 in casa valsesiana o se rimarremo a più 7. Tanto torna Pagni, esce Rinaldi. Al posto di
Quartuccio. Più 8, Valsesia. 7 e 14 alla fine. Zita. Stefanelli, bravissimo Paolino. Quartuccio la tocca, ma non la controlla. Ritorna Bruno per Di Noia, che ha fatto cose importantissime in questa partita, di energia, di voglia, come un po' tutti gli uomini di San Miniato, che rispecchiano in toto la grinta di questo fantastico coach. Bruno contro Giacomelli, blocco di Pagni e cambio accettato da Giacomelli. Pagni però ha una presa difettosa, perde palla. Valsesia con tutta la calma del mondo va dall'altra parte. Gatti, tanti minuti per lui quest'oggi, anche perché Zucker non è stato nel match praticamente, solo 9 minuti per il giovane valsesiano. Paolin da 9 metri, folle, arriva Quartuccio, prova a toccarla, anzi la tocca e non la controlla. Paolin con un tiro un po' avventato. Altro cambio, torna Bertolini, 4 falli per lui, miglior marcatore. Ultimi 6 e 30 del match, più 8 Valsesia. Blocco, cambio difensivo, finisce Gatti su Stefanelli. Stefanelli ovviamente lo attacca e Gatti lo stoppa. Perde la maniglia per un attimo, Gaia ancora da 3 e finalmente ne sbaglia una. Paolin tocca, la controlla, mezzo miracolo di Paolin, che prima la controlla, poi la perde, poi la rirecupera, fa tutto lui. L'importante è che la palla finisca nelle mani dei valsesiani. Siamo totalmente fuori da ogni tipo di gioco e Gaia anticipa la palla dentro. Fallo di Giacomelli, fallo intelligente direi, che ferma 2 punti quasi sicuri di Gaia e dà la rimessa dal fondo. Quarto fallo però per Giacomelli. Mica di fallo. Ma tanto siamo pienissimi di falli. Si alza Giovara, anche lui con 4 falli. Edo Giovara, autore a mio avviso di una buona prova su due lati del campo, offensivamente qualche tiro di troppo sbagliato, ma l'importante è che difensivamente si faccia trovare pronto e che faccia valere la sua qualità a rimbalzo. Rimessa difficoltosa, la palla schizza nelle mani di Stefanelli, che mette dentro una tripla importantissima. Più 5 Valsesia, 5:34 alla fine del match. Per San Miniato, allora è Gatti che blocca per Quartuccio, siamo fermi, la palla si muove, Santa Rosa la vuole ma non trova spazio, arriva un fischio, pensiamo contro Stefanelli, e si tratta del quarto fallo di Stefanelli. Il bomber di San Miniato costretto a lasciare il campo per Di Noia. Francamente non ho visto, però mi sembra che Stefanelli, nel tentativo di andare 4 quarti avanti a Santa Rosa, che stava prendendo posizione, abbia commesso il suo quarto fallo. Comunque 14 secondi, allo scadere dei 24, la palla è nelle mani di Quartuccio, che la dà Gatti, che attacca il recupero, arresta il tiro dalla media, po' lungo, ma si trasforma in un assist per Santa Rosa. Più 7, 5 minuti esatti al termine. Gaia Serigna prepara il blocco, Bruno va dall'altra parte per Di Noia che prova a ricciolare, sale Bertolini, aiuta Santa Rosa, Bruno però la scarica direttamente a Quartuccio, che attacca Zita ma poi torna sui suoi passi per un attacco più ragionato. Paolin la vuole dare a Quartuccio, che va fino in fondo. Renato
la facite plantare, ma con il cuore che fa provincia, anzi fa regione. Ribaltamento consegnato, quanti end-off giocati da San Mignato, palla Gaia Serigne, altro tiro da tre sbagliato, dopo tre bombe consecutive, due errori consecutivi, 3 su 5 per l'MVP, a mio avviso, di San Mignato, di classe 1996, Santa Rossa, nell'angolo per Gatti, che subisce il fallo e per poco non ci scappa il gioco da 4 punti, ma grandissima partita anche oggi di Nicolò Gatti. Quarto fallo di Gaia Serigne, time out a 3.55 dalla fine per San Mignato. Ricordiamo la gara di andata vinta di 10 da parte di San Mignato, ora la jersey a più 9 avrà 3 tiri liberi a disposizione. Ma più che la differenza canestri, iniziamo a preoccuparci di portare a casa questi due punti. Gli arbitri richiamano le squadre in campo. Saranno tre tiri liberi per Nicolò Gatti. Vediamo se Nicolò mette il primo più 10. Dai ragazzi, 3.50. Gaia Serigne per Bertolini, che sbraccia un po' al limite del passi. Gaia Serigne con Tongatti che difende benissimo. Grande difesa di Nicolò, grande difesa di Santa Rossa. Paolin calma, meno male. Si è fermato Quartuccio contro Zita, blocco di Santa Rossa, dimenticato Quartuccio, un po' sfidato il tiro, la palla va dentro, arriva Gaie con le prolunghe attaccate alle braccia, che ha palla dentro di Bruno per Bertolini, bello l'aiuto di Gatti, e fallo fischiato a Francesco Paolin, terzo fallo, e rimessa dal fondo, secondo fallo in squadra. Molto bene, fallo abbastanza utile, non è costato troppo alla squadra, via. Gaia Serigne a ribaltare, tornato Stefanelli, tra Quartuccio, bello l'aiuto di Gatti che lo stoppa e lotta, tuffo, arriva Paolin, grande cuore del trio delle meraviglie, Gatti, Quartuccio, Paolin, il cuore di Gatti, l'energia di Paolin e Quartuccio, quasi recuperano questo pallo. Due secondi allo scadere dei 24, sarà un tiro affrettato sicuramente per San Mignato, speriamo di non fare errori. La palla va a Bertolini che si gira, prende il ferro, Quartuccio si fa vedere ma non riceve, Santa Rossa va, lui 2.40 alla fine, attacca Zita, Zita mette pressione ma Quartuccio non la vede, grande palla di mano mancina a Paolin che però non tira,
la palla vuole essere data dentro al capitano, che si gira, tira allo scadere dei 24, non prende niente ed è rimessa ancora per San Miniato. Due punti per lui quest'oggi. Bruno Ricciola, Santa Rosa aiuta Paolin, per poco non la prende, ma Bertolini sbaglia un tiro più che comodo. Più 12, due minuti, e allora importantissimi due minuti, non dico della stagione perché è ancora lunghissima questa stagione, ma due minuti importanti. Bello lo scarico, extra pass, doppio extra pass, si alza Quartuccio, va corto, Giovara lotta rimbalzo, Zita è già dall'altra parte, tiro immediato di Stefanelli che sbaglia, altro rimbalzo di Santa Rosa, Giovara con una follia, di Giovara che fortunatamente non perde la palla. Santa Rosa vuole attaccare Bertolini che ha quattro falli, lo attacca, arresto e tiro del capitano, non va, arriva Giovara ed è rimessa di San Mignano. Più 12, 1:20 alla fine della partita. Volevo vedere quanti rimbalzi ha preso il capitano. Doppia di Santa Rosa, 16 punti, 14 rimbalzi, prestazione monumentale insieme a Gatti e anche al sempre ottimo Renato Quartuccio. Santa Rosa con uno show forte, terzo fallo di squadra, non siamo ancora in bonus, un minuto alla fine. In angolo, la palla va dentro a Bertolini contro Santa Rosa che lo tiene bene, la palla però schizza via, ma è fallo di Santa Rosa. Bonus raggiunto anche in casa Valsesia, 57 secondi alla fine. Quarto fallo, quarto fallo di squadra Chelsea. Quindi bonus raggiunto, più 12 Valsesia. Ricordiamo che Valsesia all'andata ha perso di 10 punti. Cambiano su tutti i ragazzi di panza, la palla va a Gaie, Stefanelli contro Giovara, anzi Bruno contro Giovara, per Giovara il quinto fallo. Finisce così la partita di Giovara. Torna quindi Giacomelli. Bravissimo Edoardo, bravissimo. Due tiri liberi per Bruno che si è messi a segno, daranno il meno 10 a San Miniato che a questo punto, a 50 secondi alla fine, vorrà provare a difendere la differenza canestri. Sbaglia il primo sul cubo dei cambi, però non vediamo chi è. Il numero 12 Parrini, che crediamo entri in caso di realizzo, segna, esce Bertolini, entra Parrini, più 11 Valsesia. Difesa allungata di San Miniato che, come abbiamo detto, oltre a provare a vincere questa partita vorrà provare a ricucire uno strappo e portare il suo svantaggio sotto le 10 lunghezze per avere la differenza dei canestri a favore. 49 secondi alla fine della partita, più 11 Valsesia. Yeah.
tweet di Coach Panza che vuole assolutamente controllare, questo finale, disegnare qualcosa per un buon attacco in quanto la differenza canestri diventerà fondamentale in caso di arrivo a pari punti delle due squadre, anche se la vittoria di quest'oggi dei ragazzi di Coach Panza potrebbe riporterà a più 4 su San Mignano. Torna la Boggia nel Pallaloro Piana, si apre Gatti, arriva Paolini, Zita con un po' di pressione, 45 secondi, esce Giacomelli, magari Serini cambia, facciamo passare il tempo, però dobbiamo anche attaccare prima o poi. Allora va Quartuccio, buono lo scarico, saranno due tiri liberi per Quartuccio, fallo di Bertolini, quinto fallo, e lascia il campo di gioco Quartuccio con in mano due tiri liberi molto importanti. Come abbiamo detto, ora non è più in discussione la vittoria, ma è importante la differenza canestri. Più 12 dai Renatone, sbaglia, si lotta un po' a rimbalzo, più 12, 30 secondi, Gatti si accoppia con Gaier, schiacciata a terra, Giacomelli cancella il tiro, ma viene fischiato fallo, quinto fallo anche per Giacomelli, cambio, siamo quasi per finire gli uomini direi. Entra Dotti, due tiri liberi per Zita che si è messi a segno tutte e due, tarando di nuovo il meno 10 a Valsesia. Zita mette il primo, 22 secondi alla fine. Due su due e altro time out di Panza che non vuole lasciare nulla al caso. In questo momento il computo di andata e ritorno vede una parità assoluta, vince San Mignano di 10, vince oggi Valsesia di 10. Panza chiama time out quindi per provare a ribaltare la differenza canestri. Sarà quindi un'ultima azione complessa. Ma comunque vada, direi che la vittoria di oggi in chiave classifica è una vittoria importantissima che mette i valsesiani a più 4 sul nono posto e quindi l'ottava piazza valida per i playoff, l'ultimo posto disponibile per i playoff è saldamente nelle mani degli uomini di Panza. Vediamo cosa accade. Rimessa di Dotti, sarebbe veramente la ciliegina sulla torta fare canestro adesso. Grande pressione di Bruno che inspiegabilmente a mio avviso commette fallo, evidentemente si vuole sfruttare le cattive percentuali ai liberi dei valsesiani. Sbaglia il primo Renato. Mette il secondo, più 11. Impegnato con l'ultima palla. Stefano
Bonelli, la vuole giocare lui, arriva il blocco, per Santa Rosa, il capitano, palla Gaie che si alza da tre, non va, rimbalzo, controllato, ed è più 11, e abbiamo ribaltato anche la differenza, ed è una grande Jesse, quella di quest'oggi, nelle difficoltà, negli infortuni, con i falli, con i problemi fisici, una grande vittoria di cuore, di carattere, tutti in piedi per questa Jesse, canta il pubblico, ed è giusto così. Ciao a tutti, ci vediamo qua fra 15 giorni dopo la pausa di campionato. Thank you.